E ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Roid e oggi vi mostrerò l'SMG leggendaria Crossroad. Se non sapete dove trovarla, vi lascio il link qua sotto in descrizione della mia guida. Al momento della registrazione di questo video la droppa Katagawa Junior, ma sembra che con l'ultima patch sia stato cambiato a Big Donny che si trova su Pandora, quindi vedremo poi come andrà la situazione. Detto ciò, cominciamo. Vediamo quella che ho ottenuto dalla mia farm, quindi Cash Infused Crossroad. Danno 1932 per 3. Precisione nella media, maneggevolezza nella media, tempo di ricarica nella media, cadenza di fuoco alta, cadenza caricatore 45. Aprimi il cancello, livello Chaos 10, più 10% danno colpo critico, consuma 2 munizioni per colpo, zoom arma per 2.6. Della consacrazione non ci interessa. La Crossroad consumerà sempre 2 munizioni per colpo, sparerà sempre 3 proiettili per colpo e sparerà sempre un burst da 6 colpi. Inoltre può droppare in qualunque elemento. Vediamo quindi come funziona. È un SMG Hyperion, quindi più si spara e più diventa precisa. Vedete che il mirino al centro dello schermo si sta accorciando. Se andiamo a sparare con il mirino, è molto più facile e vedete che lo spray è molto più compatto, quindi è più facile colpire dei nemici che stanno magari nascosti oppure che sono molto piccoli. E per quanto riguarda i danni, vedete che siamo sempre sui 25-40k per ogni singolo burst. Quindi andiamo a vedere come si comporta con i nemici su Atenas. Eccoci arrivati. Controlliamo che la build sia a posto. Perfetto. E proviamo a pushare. Attiviamo l'abilità. I danni sono estremamente elevati. Con un burst abbiamo eliminato praticamente un nemico, quindi molto buono. Andiamo a vedere come si comporta senza abilità. E vedete che gli scudi basta un burst e mezzo per eliminarli. Per quanto riguarda invece i corpi, visto che la mia è comunque elettrica, ci vuole ancora un po'. È comunque un SMG che fa molto molto danno e se avete una build adatta per questa per quest'arma, credo che ne troverete molta soddisfazione. L'unico problema è che consuma una discreta quantità di colpi, quindi potreste avere dei problemi nel caso la vostra build non li rigeneri, come può fare ad esempio il mio Flak o una qualsiasi Mozo. Quindi quest'arma per me è approvata. Per questo video è tutto, spero vi sia piaciuto e vi sia interessato. In questo caso vi chiedo di lasciare un like e di iscrivervi nel caso non lo siate ancora per supportare questo canale e aiutarmi a fare tanti nuovi video. Detto ciò, da Roid è tutto, ciao a tutti!